Grazie all'assessore Sabatini, grazie al sindaco, grazie anche di poter parlare per primo, perché purtroppo con un impegno, come ho detto, che mi porta via. E noi il secondo anno che siamo coinvolti in questa iniziativa e siamo contenti di poterlo essere e di poter portare il nostro contributo. Avremo uno stand durante tutte e due le giornate e in più è previsto un workshop nel pomeriggio di martedì alle 18.30 che abbiamo voluto intitolare Incubatori Cult, i giovani e l'Europa, perché in realtà diciamo che il ruolo che BIC vuole svolgere sul territorio, che può svolgere sul territorio, è proprio questo, anche di tramite tra i giovani e l'Europa, attraverso anche questa nuova struttura di incubatore che stiamo realizzando a Valle Faul. Il BIC, voglio ricordare che significa Business Innovation Center e nasce come progetto della Commissione Europea tanti anni fa. I BIC in Europa ce ne stanno tanti e anche in Italia, perché sono dei centri di promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità sul territorio. Facciamo parte di diverse reti in Europa, la European Enterprise Network, la rete dei BIC, la rete delle associazioni europee di sviluppo locale. Personalmente partecipo anche ad un gruppo di lavoro con diverse strutture sulle creative industries in Europa, sulla creatività che riguarda molto alle specifiche giovanili. C'è una grande attenzione a partire dal libro verde che è uscito nell'aprile del 2010, ci stanno tutta una serie di programmi, di finanziamenti, di iniziative che cercano di favorire la comunicazione tra i giovani in Europa, la cooperazione, lo sviluppo dei talenti, e su questo noi siamo direttamente impegnati anche sul territorio, anche attraverso questo incubatore che andremo a inaugurare entro la fine dell'anno. Quindi ecco, per stare nei tempi europei non mi dilungo oltre, ringrazio nuovamente del coinvolgimento. Noi come ente della strumentale della Regione Lazio siamo a disposizione del territorio dell'amministrazione comunale e auguro a tutti insomma una buona manifestazione.